The Right Thing, straordinari, Simply Red, siete su Radio Sound Piacenza 24. Allora vado a rimettermi in collegamento con la nostra ascoltatrice Maria Pia. Maria Pia, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Chiusa Maria Pia. Ieri mi è successo un fatto, sono andata a fare la vaccinazione qui ad Expo, no? Erano le 6 qualche cosa, con mia figlia, ha una 500. Sì. Abbiamo parcheggiato, sembrava un coso d'acqua, no? Ma noi non pensavamo che era stato tolto dalle piante. E lei ha parcheggiato, ho sentito un posto uomo nella macchina e non riuscivo più ad andare. Abbiamo guardato, lì era stato tolto dalle piante, una pianta, sì, e non era stato coperta. Con l'acqua e le neve sembrava una pozzanghera, no? E certo. Un signore ci ha aiutato a toglierle lì. Adesso vediamo se ha rotto qualche cosa. Ma però è una cosa schifosa, che devono togliere le piante e non chiudono le buche. Eh no, non va bene, certo, anche perché è pericoloso poi per tutti quanti i cittadini. Sì, poi tra l'altro io ho parlato con delle ragazze lì, no? Che prendono, quando ho fatto il vaccino, mi ha detto: guarda, che io stamattina alle 6 mi è successo la stessa cosa. E poi è venuta un'altra ragazza e ha detto anche me. Ma però sono cose brutte. Quindi cerchiamo di fare... Mangiano, ma su quelle cose non devono mangiare. Assolutamente, anche perché insomma perché si mette il rischio... Certo, assolutamente. Allora, ricordiamo, queste buche si trovano nel parcheggio proprio di fronte al padiglione dove fanno i vaccini a Piacenza Expo. Bravo, dove c'è quel tendone verde, sì, no? E lì da parte c'è come del parcheggio, diciamo, no? Sulla strada... è cintato, no? Cioè, poi c'è l'entrata, è proprio successo lì, poi abbiamo guardato che c'erano altre piante tolte e sembravano che cioè senza coperti. Assolutamente, andrebbero ricoperte all'istante. È una vergogna. Certo, quindi maggiore impegno. Chi ha in mano questo lavoro lo deve fare con coscienza, non per rubare. Perché vediamo le cose, uno ruba, l'altro ruba, ma noi i servizi li paghiamo e anche bene. Ha ragione, quindi signora Maria Pia, bisognerebbe in qualche modo, ci dovrebbe essere maggiore impegno da parte degli operatori in generale, insomma, per certo, avere più cura per la propria città. Certo, e poi è pericoloso, io stamattina mi sono sentita in dovere di telefonarvi, perché dico non vorrei che succedesse, perché altre cose anche peggiori. Perché dico adesso lo fa vedere la macchina, no? Sì. E via. Poi se ci sarà qualche cosa ne risponderà il comune, non che lui si lava sempre le mani. La sento... diciamo, noi paghiamo le tasse, paghiamo, sì, tutti, siamo in regola e siamo proprio, nessuno ci controlla i lavori che fanno, niente. La sento arrabbiata, signora Maria, la sento arrabbiata ed ha perfettamente ragione, anche perché da una piccola sciocchezza che può essere una buca, veramente sì, può no, succedere. È stato tolto, parliamo che è stato tolto delle piante, non certo, stiamo parlando che hanno tolto un sasso. Verissimo, assolutamente. Allora, speriamo, è una vergogna. Speriamo che qualcuno stia ascoltando questa... Io spero che si alza con quel culo lì sul seggiolino e vada a vedere. Non fregarsene, perché guardano bene quando devono prendere i voti. E certo. E poi sono tutti comperati. E non guardano le cose gravi. La signora Maria Pia, insomma... Io ho 5 anni, ma uno schifo uguale nella mia vita, non l'ho mai visto. Certo, certo. Ah, tantissima energia, eh. Viene subito i vigili a controllare, ti danno la multa. Lo fanno loro, tutto è permesso. Signora Maria, tantissima energia e starei qui con lei tantissimo tempo, perché insomma parlare della città e di come prendercene cura è sempre bene. Quindi intanto grazie per averci fatto questa segnalazione. Io ti ringrazio molto, che sei stata gentile, finalmente Radio Sound ci sta ascoltando i cittadini. Ecco, io spero che questa cosa lo sbrigano presto, perché è una zona che la gente vanno per vaccinarsi, non per rompere le macchine, no? Certo, assolutamente, assolutamente. Grazie mille, signora Maria Pia, resti con noi. Grazie per la tua gentilezza, grazie. Grazie, mille, buona giornata. Ciao, buona giornata, grazie. Nani. Buona giornata.